Potete accomodarvi, cari nel Signore, il nostro cuore traboccherà dei beni del Signore se allegro sta. L'allegrezza, quella di cui parla la parola di Dio, la gioia di cui parla Gesù, deve essere un patrimonio costante di ogni credente. Deve far parte, usando un linguaggio moderno, del DNA del credente. Sapete perché? Un giorno disse un uomo di Dio: la gioia del Signore, che cos'è? La nostra forza. E se il diavolo riesce a toglierci la gioia, ci toglie la forza. Noi quindi vogliamo cantare l'inno 380, poi pregheremo il Signore.
Davanti al Signore e le nostre bocche per lodare e benedire il suo nome santo. Manifestiamogli questa sera la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza, la nostra devozione, non solo per quello che Egli fa, ma soprattutto per quello che Egli è. Adoriamo il Signore, benediciamolo, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. 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 Gloria al Signore. Signore, tu sei degno di essere innalzato. Sei degno di essere adorato. Perché sei l'unico Dio, il vero Dio, il Creatore, colui che ha operato meravigliosamente in ciascuno di noi e che attraverso anche i tuoi figli, Signore, vuoi rivelarti ancora agli altri. Siamo qui, Signore, in questo convegno dove tu ci stai abbondando, Signore, di questo seme che è stato trattato ampiamente, Signore, e tu, Signore, ci hai scelti per essere coloro che portano questo seme della tua parola integralmente, in modo che questa parola, che vale molto, è di gran prezzo, di qualità, possa operare cambiamenti basilari in coloro, Signore, che odono la parola. E che per lo Spirito Santo che è sopra i tuoi servi, certamente darà valore alla parola predicata. Signore, cosa possiamo chiederti in questo momento? Mentre stiamo godendo, Signore, come sul monte della trasfigurazione, e stiamo, Signore, sentendo la tua presenza meravigliosa, l'avvertiamo, Signore, anche noi possiamo dire con Giovanni quello che abbiamo udito, quello che abbiamo visto, quello che abbiamo toccato, ve l'annunciamo. Signore, questa è la spinta che tu vuoi dare ai tuoi figli in questi giorni, proprio di annunciare. Signore, ma prima di tutto, Signore, ti chiediamo che il seme possa operare dentro di noi. Perché la tua parola ci dice che noi siamo il campo di Dio. Signore, tu attraverso questo campo puoi fruttare delle piante dove altri possono rifugiarsi. Perché no, Signore, tu conti sul tuo popolo che fiduciosamente, Signore, tu hai affidato
questa parola meravigliosa. Tu ci credi, Signore, in noi. Fa che noi, Signore, valutiamo la Tua fiducia e non vogliamo deluderti. Signore, le necessità che sono state nominate, Tu le conosci molto bene. Noi possiamo anche dimenticarle, Signore, ma intervieni. Continua a manifestare la Tua divina potenza. Che la parola, oh Signore, che viene annunciata, predicata nelle comunità, che la parola che viene predicata all'esterno possa essere recepita nei cuori e confermata attraverso la predicazione e confermata attraverso i segni, Signore. Noi vogliamo vedere i segni, Signore, perché Tu non sei cambiato. Ti preghiamo, Signore, che la Tua benedizione continua a stare sopra il Tuo popolo sparso sulla terra. In questi tempi, come abbiamo ascoltato più volte, sono i tempi più difficili della nostra era, e sappiamo che quando queste cose avvengono, noi aspettiamo il Tuo ritorno, Signore, e vogliamo che Tu trovi i Tuoi servi in lavorazione, che stanno lavorando, che stanno operando, che sono vegli, che pregano, che annunciano, che soffrono anche per le anime e che hanno questa passione ardente. Signore, benedici l'opera anche nostra con i fratelli principali, coloro che hanno addosso il carico, Signore, e che più che essere principali sono i servi dell'opera, e che certamente è giusto che noi li onoriamo e preghiamo per loro affinché possano fare l'opera allegramente, come ognuno di noi chiede che il lavoro che facciamo nelle nostre comunità sia fatto con gioia e non a malapena. Signore, concedici le Tue grazie, perché vogliamo ancora darti gloria, perché vogliamo ancora avere materiale per annunciare le Tue meraviglie. Sì, Signore, vogliamo arricchire il nostro bagaglio di conoscenza, però aspettiamo che Tu rispondi alle nostre preghiere, e certamente lo farai, perché veniamo a Te nel nome prezioso del Tuo figliolo Gesù Cristo, benedetto in eterno. Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Pace a tutti. Per me è un vero onore questa sera presentarvi il coro Adi di Matinella e Velina. Voglio precisare questa cosa perché è composto da due comunità. Matinella, che curo da qualche mese, 6 mesi circa,
e da Velina, dove c'è il fratello Beniamino Niglio. È un coro che ha cominciato questa esperienza insieme e vogliamo portarla in accordo con il fratello Beniamino insieme ancora. È un onore perché è un coro bravo, ma anche è un coro genuino e devoto. Genuino perché tutti amano il Signore con tutto il cuore. È devoto perché si impegnano nel rendere un servizio al Signore. Non sono professionisti, sono credenti che vogliono innalzare il nome del Signore. E volevamo presentarvi questi quattro cantici che canteranno alla lode e gloria del Signore soltanto. Dio ci benedica. Sarò con te, saprò che
cerco intorno a me la pace e l'amore, trovo dolore, vuoto, angoscia nel cuore, cerco risposta, ma intorno non c'è, dov'è soluzione? Smarrito orso. Stop.
faccia a faccia ti vedrò. Niente in questo mondo sazierà. Oh Gesù, Gesù fonte mai si asciugherà. Niente in questo mondo sazierà. Gesù, Gesù fonte mai si asciugherà. Gesù fonte mai si asciugherà. Grazie al Signore anche per questi inni che hanno innalzato il nome del Signore e edificato ognuno di noi. Ora siamo al momento prezioso dell'ascolto della parola di Dio. Questa sera sarà il fratello Elio Varricchione, pastore della Chiesa di Milano via Forze Armate o delle Forze Armate. Via delle Forze Armate, segretario del Comitato di Zona della Lombardia, a darci il consiglio della parola del Signore. Vogliamo assumere
una seria e serena attitudine di ascolto, disporci all'ascolto, alla comprensione e alla ritenzione della parola di Dio. Prego, fratello Eli. Vi voglio bene nell'amore del Signore. Io non so perché Gesù me ne voglia di bene, ma voglio aggiungere una cosa, credo di poter dire a nome vostro che Gesù è innamorato di noi. E questa è la ragione per la quale noi siamo nella gioia. A partire da questo fondamento della nostra esperienza cristiana, Dio che ci ha trasformato in figli da creature e ci ha inseriti in un piano di vita eterna. Cosa vorremmo di più? Fratelli e sorelle, so di essere di fronte a servi di Dio e anche altri servi di Dio che non sono necessariamente pastori, perché si può servire il Signore in tanti modi, altri nostri amici che sono qui presenti. Di conseguenza, nel presentare questa parola, credo che il cuore debba dare la precedenza a molto altro, non il cuore solo di pastore, non il cuore solo di mogli di pastori, ma il cuore di ognuno di noi. Perché a differenza di quello che magari qualcuno intenderebbe fare venendo al di fuori del nostro ambiente, cercando di sorprendere con qualche effetto speciale, cercando qualche novità nascosta in qualche verso della parola, quello che ora ascolteremo è un passo della parola che conosciamo, credo, tutti molto, molto bene. Libro del profeta Geremia, capitolo 18. Leggerò i primi 6 versi. Fratelli e sorelle, come sempre nel parlare di personaggi della parola di Dio, come questo profeta, dobbiamo immedesimarci in quello che avvenne a quel tempo per renderci conto di quale sia il messaggio per noi questa sera. Geremia capitolo 18. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio ed ecco egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vasaio. Da capo ne fece un altro come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio? Dice il Signore. Ecco, quel che è l'argilla è in mano al vasaio. Voi lo siete in mano mia, casa di Israele. Il nostro posto è sulla ruota di Gesù. Questo è il messaggio di questa sera. Quanti di voi conoscono questo passo che abbiamo sentito? Gloria a Dio. Questa sera si tratta di fare un ripasso e di trovare noi stessi, riscontrare come siamo noi stessi in relazione a queste parole. Il nostro posto è sulla ruota di Gesù. E vorrei parafrasare il primo verso, ecco la parola che fu rivolta. Questa è la parola che il Signore vuole rivolgere a ognuno di noi questa sera. Il messaggio che viene dal cielo. In questi giorni stiamo parlando del seminatore, stiamo parlando di colui che esce, colui che riceve del seme, colui che lo semina. E questo passo ci presenta la volontà di Dio che vuole predicare a noi, vuole parlare a noi prima ancora che noi possiamo parlare ad altri. Questa parola che viene rivelata direttamente al cuore dei servi di Dio tramite l'intelletto, tramite l'udito, tramite le facoltà che Dio mette davanti a noi, per poter poi a nostra volta parlare ad altri. Ma se non riceviamo noi, come poter dare? E vorrei parlare un istante ai più giovani presenti. Voi che siete abituati con i video di oggi, ormai non si comunica altro che con i video. Impiegate 27 ore per un minuto, questo lo so. Dopodiché quel minuto però è più efficace di 2700 ore per parlare, non è vero? Voi pensate di aver inventato qualcosa di nuovo? I sistemi audiovisivi? Qualcosa di nuovo? Qui abbiamo davanti un messaggio audiovisivo. Cioè Dio che manda Geremia e tramite lui manda noi e gli presenta
una realtà audio-video, gli fa vedere una scena del vasaio e gli fa sentire tramite di questo la parola, come ora vedremo. I messaggi audiovisivi sono quelli che rimangono stampati nella memoria. Voglia il Signore che come questo che ha visto Geremia, gli è rimasto stampato nel cuore e nella memoria, avvenga per noi questa sera. Il messaggio sarà molto semplice. Che cosa sentiamo per prima? Questo invito che Dio rivolge a noi qui a Pestum in queste ore. Alzati, alzati. A chi si dice alzati? In questa sala non lo si può dire a una persona, qualcuna in più, sono i fratelli tecnici che stanno facendo le riprese, sono già in piedi, io sono in piedi, voi siete seduti. Alzati si può dire a qualcuno che è seduto. È un invito a cambiare posizione. È una realtà che viene presentata a un uomo che ha bisogno di recarsi da un'altra parte. Ora benvenga se questo invito ad alzarci ci coglie in un momento di riposo. Abbiamo anche noi bisogno di riposo. Prima che il fisico, la natura che in noi ci metta, ci obblighi a fermarci, è bene che ci fermiamo anche noi per trarre dal riposo una rigenerazione anche fisica. Ma a volte non è quello il momento nel quale noi veniamo invitati ad alzarci. E il più delle volte anche i servi di Dio si possono trovare seduti, non così comodamente su queste poltroncine, ma con le mani sul volto e probabilmente mani che coprono la stanchezza e coprono diverse lacrime. Lacrime amare che scorrono sul viso anche dei servi di Dio, a motivo di fatti che riguardano noi stessi, prima di tutto, e poi riguardano la nostra famiglia, possono riguardare le nostre chiese. È capitato solo a Geremia, è capitato solo a me o è capitato anche a altri di noi, di trovarci in lacrime davanti al Signore. Le lacrime non sono mai da vedersi come un segnale di debolezza e di cui vergognarsi quando piangiamo davanti al Signore. Vi ricordate quando il re Davide si trovò a piangere, il re depresso, in quella fase della sua vita in cui non vorremmo mai ritrovarci e mai avremmo pensato che lui potesse trovarsi, quando a motivo della morte di suo figlio Absalom lui si chiuse in casa. Era stata una grande vittoria per il popolo e alla testa c'era il capo dell'esercito e quel re che si era chiuso in casa anziché festeggiare con gli altri stava contagiando tutto il popolo. Allora gli arriverà questa parola, gli verrà fatta una richiesta non tanto da volontariato, o la prendi oppure sarà per te la fine, caro Davide, caro noi. La proposta qual è? Alzati dunque ora, esci e parla al cuore della tua gente. Un figlio che è morto, un problema che provoca lacrime e qualcosa di più. Fratelli, parliamo di noi. Quante volte noi diciamo ad altri, ma che cosa ne sai tu di quello che sto passando? Servi del Signore, pastori qui presenti, quante volte ci è capitato di dover presentarci di fronte ai credenti, di fronte alla Chiesa, di fronte al popolo, anche in qualche incontro evangelistico per annunciare la buona notizia dell'Evangelo. Quante volte con il cuore pieno di lacrime, eppure la voce che viene dal Signore è questa, alzati, alzati, ci dobbiamo dare un tono, ci dobbiamo dare una rinfrescata e presentarci davanti agli altri e nel momento in cui obbediamo a quella voce e lo facciamo, Dio ci sta preparando per parlare prima a noi in modo che possiamo poi parlare agli altri. È qualcosa che si può verificare ancora. Qualche volta si trova in sciopero. C'è qualcuno che mi ha preceduto in questi giorni, parlava di questo. Gli inglesi usano mettersi in questo modo, on strike, braccia conserte. Ho verificato negli ultimi anni del mio amico e conservo il fratello Specchi, che più di una volta dice, quando ci troviamo di fronte agli altri, se ti metti così, quando un pastore predica, non me ne vogliono alcune sorelle qui davanti che si trovano casualmente in questo modo, quando uno si mette così mentre l'altro predica vuol dire che stai respingendo la predica. Mettersi in sciopero. Quante volte ci siamo messi in sciopero? Qualche tempo fa, ragionando su alcune parole sempre nel libro di Geremia e considerando quando noi a volte
scoppiamo di dentro e diciamo: Signore, basta, non ce la faccio più, qualcun altro prenda il mio posto, non parlerò più di te. C'è qualcuno che è più predisposto di me, c'è qualcuno che è più sano di me, c'è qualcuno che è più giovane di me, c'è qualcuno che è più preparato di me. Signore, basta. Sono diventato ogni giorno, dice Geremia, un oggetto di scherno, ognuno si fa beffe di me, non parlerò più di te. C'è di mezzo una ruota qui, c'è di mezzo una vicinanza con il vasaio, fra un po' ci arriveremo. E questa volontà di fare un passo indietro, di rinunciare, avendo messo la mano all'aratro, pronti a voltarci indietro, arriverà il momento in cui la vicinanza di Cristo potrà soffiare su quel fuoco che è dentro di noi. Forse una fiammella che sta rimanendo, forse quel lucignolo fumante del quale predichiamo agli altri. E questa realtà del soffio dello Spirito di Dio è quello che viene su di noi e possiamo dire noi con il profeta: c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo ma non posso. E il soffio dello Spirito di Dio si ravviva. Ma il Signore non ha ancora parlato, ci sta solo preparando. Mi fermo un attimo, perché non sembri un messaggio al maschile. Geremia, pastori, vorrei ricordare le nostre sorelle qui presenti, alle donne qui presenti in questo convegno benedetto da Dio a Paestum, e che condividete le sorti dei vostri mariti. Io ringrazio il Signore come per quando una volta, almeno una volta, mi era capitato di trovarmi lì con la testa chiusa tra le mani e il cuore in lacrime, e gridare davanti a Dio, e l'aiuto che fratello Giuliani definiva conveniente, l'aiuto convenevole, colei che ci sta di fronte, fu lei che mi disse: vai avanti, guarda dritto, non guardare a destra e a sinistra, guarda Gesù. E siamo ancora qui per la grazia di Dio a servirlo insieme. Sorelle, è prezioso il vostro intervento, perché come più tardi vedremo, non si va sulla ruota col pullman, ma io credo che marito e moglie ci possano andare insieme sulla ruota di Gesù. Il secondo punto che ho qui davanti nella storia di Geremia: il primo era alzati, il secondo è scendi. Andiamo bene, il profeta del dolore, il profeta del pianto, quello che era in contesa con tutto il mondo, degli ebrei del suo tempo, con i suoi colleghi, con i suoi connazionali, anziché sali al monte dell'Eterno, vai là al Libano e grida alle città da parte mia, sali a Galad e prendi del balsamo. Questo salire che ci ricorda questa grande bella opportunità di andare e recarci alla presenza del Signore. Invece scendi. Ci prende in giro il Signore? Ha qualche trucchetto nascosto? Oppure ci sta portando alla mente di quante volte le nostre risalite sono venute dopo delle discese? Dobbiamo parlare del re Davide? Non credo ce ne sia bisogno, ma la sua risalita è avvenuta dopo un crollo. Ma in quel caso era di suo, era il suo peccato che l'aveva fatto scendere. Ma qui abbiamo a che fare con Dio, il nostro Padre, con Gesù, il vasaio, che ci dice scendi. Qui i dotti ci dicono che probabilmente Geremia si trovava nel Tempio di Gerusalemme, sapete che è sulla parte più alta della città, che a sua volta è un monte di 900 metri circa sul livello del mare, e che la parte chiamata del vasaio era a valle rispetto alla posizione del Tempio, quindi c'è da scendere fisicamente, ma vogliamo andare un pochino oltre le figure o i fatti della storia e a considerare che qualcuno che per primo ha dovuto fare questo cambiamento di quota, colui che è sceso dal cielo, ha preso sembianze come le nostre, si è fatto carne e ha insegnato l'umiltà, ci ha mostrato come dobbiamo andare in un luogo più basso certe volte, perché è lì che il Signore ci parlerà.
Fratelli, stiamo attenti a quei 5 gradini che separano i pulpiti, intendo, che separano i conduttori dai credenti. Io credo che il Signore qualche volta ci dica: scendi da quel pulpito, là dove sei in vista da molti, oppure per il ruolo che svolgi nella Chiesa, scendi da quel posto dove sei in vista di molti, vai in un luogo nel quale potremo parlare io e te. Ce l'abbiamo ancora la famosa cameretta segreta, dove possiamo ancora chiuderci dentro e dedicare del tempo a tu per tu con il Signore. Credo che questo sia il significato di questo scendi, scendi perché io salirò a te e ti porterò non di nuovo su un pulpito di legno o di perpes come questo o di grandi altre manifatture, ma io ti porterò nella mia presenza, perché lì ti parlerò in modo che tu possa parlare al popolo. Il terzo punto: alzati, scendi, scendi nella casa del vasaio. Avete notato che Geremia non chiede: ma dove si trova la casa del vasaio? E neanche dice: ma guardate, guarda, oh Dio, che io sono impegnato, lo sai che ho poco tempo, mi hai mandato tu, mi hai dato tu l'incarico più difficile del mondo, parlare al popolo di Dio, dire al popolo la verità, non nascondere la verità, non presentare un messaggio annacquato, edulcorato, piacevole. Ma tu che mi hai mandato là, come pretendi che io vada nella casa del vasaio? Forse è il tempo che ci vada qualcun altro, manda qualcun altro. Non ho tempo. Signore, ci aiuti nella nostra carriera pastorale. Se c'è qualcuno in corsa per la carriera pastorale, credo che alla fine di questo culto sarà bene che vada a parlare con il più anziano degli anziani presenti qui e confidarsi col cuore. Signore, aiutaci a stare lontani dalla carriera ministeriale, quella che ci sottrae tempo, perché siamo troppo impegnati, abbiamo 1000 attività e molte di queste non è detto che le porteremo nel cielo, soprattutto se ci toglieranno tempo per stare alla presenza del nostro Signore. Che ne sarà di noi davanti a questa frase? Vai nella casa del vasaio. Il vasaio è Gesù. Quanti di noi non conoscono l'indirizzo del Gesù, il Figlio di Dio, donatore della pace? Gesù, colui che provvede. Gesù, l'amico fedele. Quante altre modalità potremmo illustrare per questo rapporto stretto che abbiamo con Gesù o con Dio nel caso dell'Antico Testamento? Colui che è il nostro rifugio. Non vorremmo nasconderci tra le sue braccia più di una volta? Avremmo desiderato e spero che l'abbiamo anche fatto. Ma conosciamo dov'è la casa del vasaio, di Gesù il vasaio? Questo è il punto di oggi. Qualche volta diciamo: sì, so dov'è, però sarebbe meglio che anziché io ci andasse quel tal fratello o quella tal sorella, perché allora lì Gesù gli darà o le darà una bella regolata. Avete mai pregato in questo modo? Quelle preghiere non arrivano neanche al soffitto, vanno sottoterra. Se preghiamo in questo modo: Signore, dai una regolata agli altri nostri fratelli, vuol dire che noi ci stiamo dimenticando dell'indirizzo di Gesù il vasaio. E il Signore Gesù ci dirà con grande pazienza: no, 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 non è così, non pensare agli altri, io voglio che tu scenda nella casa, nella mia casa, io voglio che tu personalmente, che mi servi, che mi conosci, prenda un contatto con me, vieni, vieni a vedere dove mi trovo. Mi troverai in mezzo a polvere e fango. Chi di voi è entrato nella casa di un vasaio? C'è polvere di terra dappertutto. C'è la poltiglia che viene preparata prima che poi diventi qualcosa di visibile e di bello. C'è dell'acqua. E se uno è ben attrezzato, di solito c'è anche il luogo del fuoco. C'è un bel forno per poter concludere la cottura di questi vasi fatti a mano. Mi troverai in mezzo alla polvere e al fango, alle prese con altri vasi. Fratelli, mi fermo un attimo per dire: noi dobbiamo andare oltre il significato profetico di queste parole. Abbiamo a che fare senz'altro con una verità, ovvero quando quello che Geremia vedrà, cioè questo vaso che si guasta sulla ruota e il vasaio che ne fa un altro,
manifesta la sovranità di Dio nei riguardi del suo popolo Israele. Lo ha dimostrato che ne farà un altro come a lui parrà bene e lo dimostrerà ancora. Ma andiamo oltre la questione profetica e parliamo di noi. E quello che voglio dirvi con molta franchezza è che noi non siamo vasi da vetrina. Il vasaio lavora con due mani su quella massa prima in forma di argilla alla quale dà la forma del vaso come pare bene a lui, e c'è una mano che lavora dall'interno e poi ci sarà una mano che lavora dall'esterno. E prima ancora di pensare al disegno che vi farà all'esterno, a qualche lavorazione in rilievo o in incisione, a qualche colore particolare che vorrà dare nella fase di finitura, ci sono le mani del vasaio nell'argilla che stanno dando una forma, perché noi non siamo vasi da vetrina, ma semmai si può usare questa figura, siamo vasi da combattimento. Siamo vasi da combattimento. Se vi piace di più, siamo ambasciatori di Cristo, ma sempre rappresentiamo qualcuno che vuole che noi portiamo il messaggio dell'Evangelo per la salvezza di almeno un'anima nel corso della nostra vita. Vasi che contengono Cristo. Sentite un po'. Per fare brillare, Seconda Corinzi, capitolo 4, per fare brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo, il massimo che si possa concedere a un uomo, quello siamo noi. Però, prosegue, dice, ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. È sempre grande il messaggio che ci è stato donato, che è in noi, Cristo in noi, ma vasi di terra. Ecco perché dobbiamo salire sulla ruota. Vasi di terra nelle mani del vasaio. Per essere modellati dalle mani di Gesù tutti i giorni. Fratelli e sorelle, Gesù non si vergogna di sporcarsi le mani con noi. Anzi, fatemelo dire forse in un modo un po' più giovanile, Gesù vuole avere le mani in pasta con ognuno di noi. Le mani di Gesù su ognuno di noi. In questo modo, se ci dovesse trovare con quello che non dovrebbe esserci, mentre le sue mani sono su di noi, argilla, terra, potrà togliere quello che è il di più. Se c'è qualcosa che manca, lo potrà aggiungere. Forse ci troviamo qualche volta come uomini, donne, vasi, un po' ammaccati, qualche volta feriti. Saranno le mani di Gesù su di noi, sulla nostra essenza, sulla nostra anima, anche sul nostro corpo, che prenderanno contatto, si sporcherà con noi per cambiare però le sorti di quello che siamo. Forse ci troviamo un po' a secco, quando l'argilla inizia a seccare, ci sarà dell'acqua della parola che Lui è a nostra disposizione, mentre stiamo a tu per tu con il Signore. A tu per tu. Forse ci può essere un periodo in cui ci raffreddiamo, ecco che ci sarà il fuoco. Prima ancora di andare a cuocerci, pensiamo al fuoco dell'amore di Cristo per noi. Pensiamo al fuoco dello Spirito Santo che ha messo dentro di noi, che sarà a nostra disposizione per cambiare le sorti del nostro tempo in cui ci troviamo davanti a Lui. E non solo abbiamo bisogno di salire sulla ruota di Cristo, ma abbiamo bisogno anche di restarci. Se abbiamo l'orologio puntato, se gli diciamo: Signore, guarda che fra qualche minuto il tempo che ho a tua disposizione sta per scadere, non è questo il messaggio per noi, vero? Noi abbiamo bisogno di salire e di restare sulla ruota di Cristo Gesù, il nostro Signore, ogni giorno, ogni giorno. Fratelli pastori, lo dico prima a me e anche a voi, ogni giorno. Questa è la realtà che Lui vuole da noi, perché non vuole lasciare incompiuta l'opera che ha cominciato in ognuno di noi. L'opera della grazia per eccellenza, ma anche l'opera alla quale ci ha chiamati per servirlo. Che nessuno di noi rimanga un'opera incompiuta, non per volontà di Gesù naturalmente.
E la cosa più importante di tutte è che solo se rimaniamo sulla ruota Gesù potrà parlarci a tu per tu. Solo se rimaniamo sulla ruota. Ho letto un articolo sul Risveglio Pentecostale che è stato distribuito qui nel convegno di questi giorni, scritto dal fratello Lombardo, e dice una grande verità. Quante volte ci riduciamo a stare alla presenza della parola, della Bibbia, per leggere qualche passo della Bibbia, perché dobbiamo predicare da lì a qualche minuto. Dobbiamo prenderci del tempo per stare con Gesù, per stare in comunione con Lui, per poter ricevere da Lui quello che serve per noi. Un po' di egoismo cristiano qualche volta ci vorrebbe. Abbiamo bisogno noi per primi per poter dare ad altri. E mentre tutto questo accade, ci troviamo a distanza ravvicinata con Gesù. Per tenere le mani su un vaso non lo puoi fare a distanza, non lo puoi fare su internet, non lo puoi fare sui social, non arriverà un WhatsApp dal cielo da parte di Gesù che ci vorrà rincuorare. La vicinanza con Gesù, imparando a scoprire la confidenza dello stare con Lui. Concludo. Geremia sente questa voce che viene direttamente dalla presenza del vasaio. Ha avuto il coraggio di alzarsi, di scendere nella casa del vasaio. Ed ecco che finalmente, vediamo noi, Gesù può parlare. Cosa dice? Ecco quello che l'argilla è in mano al vasaio. Voi lo siete in mano mia. Chissà se siamo ancora di quelli che prendono gli appunti sulla Bibbia e che a fianco a questo noi siamo ancora capaci di scrivere il nostro nome. Quello che sei tu, Elio. Quello che sei tu, il tuo nome. Quello che voi siete in mano mia. Quello che l'argilla è in mano del vasaio. Voi lo siete in mano mia. Quel voi, non noi, quel voi. Scriviamo il nostro nome nella mano di Cristo, nelle mani di Gesù, perché il nostro posto è sulla ruota. Chiediamogli insieme: Signore, non togliere mai le tue mani dalla mia persona, dalla mia fragilità, perché le tue mani daranno coraggio, daranno forza. Non togliere mai le tue mani, che potranno trasformare quello che sono. Mettile ancora oggi su di me, lavora in me, nella mia obbedienza verso di te, nella mia costanza. Aiutaci, Signore, ad arrivare in fondo alla gara della vita, prima ancora che come pastori, come credenti, come figli di Dio, nella mia costanza. Aiutami, Signore, a perseverare fino alla fine. Aiutami, Signore, non soltanto a predicare la consacrazione, ma ogni giorno a ricercare di piacerti e di somigliarti, perché così facendo, nello stare di fronte a te, assorbiremo quello che tu sei e rifletteremo la tua luce. Finché vi rimarremo, noi troveremo colui che è capace di sanare le nostre ferite e capiremo sempre di più che il nostro Dio in Cristo Gesù ha un piano per ognuno di noi. Anche nel tempo delle difficoltà, Dio ha un piano per ognuno di noi. Quante volte abbiamo predicato il passo di Romani capitolo 8? Quello che finisce con l'inno di vittoria dei credenti e che passa attraverso quella parola che è un pugno alla nostra fede, è una sfida alla nostra fede. Tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo disegno. Tutte le cose, fratelli pastori, non tutte le cose degli altri che ascoltano noi. Tutte le cose, anche nostre, sorelle, tutte le cose, anche vostre. Sia questa sfida non raccolta per vincere contro lo sfidante, ma perché sia invece vissuta insieme a Cristo, che ha le sue mani su di noi per permetterci di vincere e realizzare che nel piano di Dio Lui è con noi, non ci manda allo sbaraglio, non ci dice vai e combatti le tue battaglie, ma dice io combatterò per voi. Io, l'Emmanuele, Dio con voi, sarò con voi, in mezzo a voi.
saremo di nuovo pronti a udire le sue parole. Alzati, scendi in casa del vasaio e là ti farò dire le mie parole. Le parole che udiamo da Cristo Gesù sono parole di vita eterna. Lo sappiamo, prima per noi, poi per gli altri. Vogliamo fare una richiesta insieme questa sera? Ho veramente finito. La maggior parte di voi è seduto accanto a un coniuge. Vogliamo insieme chiedere mariti e mogli. Signore, vogliamo stare insieme sulla tua ruota. Prendetevi per mano, se vi è possibile. Questo non vale solo per i coniugi, ma in particolare per coloro che sono impegnati nel servizio a Dio. Vogliamo tutti quanti chiedere a Gesù: Signore, io sono entrato nella casa del vasaio, ho visto dei vasi. Signore, vorrei che tra le tue mani ci sia ogni credente della comunità che tu mi hai affidato. Ogni credente, quelli simpatici e quelli non, anzi quelli non ancora di più, che siano sulla ruota insieme a te. Siamo in grado di chiedere con fede questo a Dio e chiedere: Signore, i nostri figli, quelli naturali e quelli spirituali, i giovani delle nostre chiese, fratelli, sorelle, i più maturi di età e di fede, i nostri giovani conduttori che sono qui presenti o che rappresentano a casa loro una sfida nel loro tempo, giovani al servizio di Cristo, siano insieme ai più maturi sulla ruota di Cristo, perché un giorno noi ci troveremo insieme in un altro ambiente che non sarà più pieno di polvere e di fango. Ci troveremo nella gloria di Dio con coloro che saranno rimasti fino all'ultimo momento della propria esistenza sulla ruota di Cristo e avranno così, con esortazione, con amore, con passione, spinto gli altri a farlo, non con le parole, con la parola di Dio, con l'esempio, con la gioia, nonostante dentro ci possano essere delle lacrime. Alzati, scendi nella casa del vasaio. Abbiamo trovato Gesù, ci vogliamo alzare davanti alla sua presenza. Alleluia. Alleluia. Stasera accertiamoci di trovarci sulla ruota. Forse non è piacevole, non è attraente, ma è il posto nel quale il Signore riesce a forgiare la nostra vita, a modellarci secondo la sua volontà. Può accadere come accadde al profeta Geremia, osservando il vasaio, che un vaso si rompe in mano del vasaio e il vasaio pazientemente ritorna a formarlo, a lavorarlo. Alleluia, alleluia. Stasera vogliamo stare sulla ruota. Signore, modellaci. Modellami. Alleluia. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Ho imparato che la via che il Signore sceglie per noi non è mai la via più facile, ma è sempre la migliore. Gloria a Gesù. Alleluia. Come on.
Alleluia, gloria al Signore. Gloria al Signore, alleluia. 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 Al Signore, alleluia, gloria a Gesù, alleluia. Vorrei chiedere al fratello Abele Trosino salire sul palco e ringraziare il Signore, alleluia, gloria a te Gesù, alleluia. Alleluia, gloria al Signore, alleluia, gloria a Gesù. Gloria al Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Signore Padre, noi sentiamo la pressione delle tue mani sulla nostra vita. Signore, qualche volta la pressione delle tue mani ci fa male. Vorremmo svincolarci, Signore, ma questa sera
Ti chiediamo con tutto il cuore, aiutaci a restare sulla ruota. Qualunque cosa avvenga nella nostra vita, Signore, qualunque cosa Tu abbia deciso per noi, ti chiediamo aiutaci a rimanere sulla ruota, perché vogliamo che l'opera Tua si completi nella nostra vita. Vogliamo, Signore, che Tu giunga al termine del Tuo disegno perfetto che hai pensato per ognuno di noi, perché noi sappiamo, Signore, che il Tuo disegno è perfetto e buono e noi desideriamo che si compia, Signore. Perciò Ti chiediamo questa sera con tutto il cuore, porta avanti l'opera Tua in ciascuno di noi e fai di ciascuno di noi quel vaso che Tu hai pensato dovesse essere fatto. Signore, siamo diversi gli uni dagli altri, ma noi vogliamo che Tu, Signore, sviluppi quest'opera in ognuno e vogliamo essere tutti utili per Te, Signore, per fare la Tua volontà, per onorare il Tuo nome, per essere, Signore, quei vasi alla Tua gloria. Ti preghiamo stasera, dopo aver premuto nella nostra vita, dopo aver tolto le impurità, dopo averci formato, Signore, della forma che Tu stesso hai voluto, ti chiediamo stasera ancora, riempici della Tua gloria. Signore, versa quell'olio, perché vogliamo essere vasi pieni, non solo vogliamo essere vasi pieni, ma vogliamo essere traboccanti, Signore, affinché tutti coloro che stanno a fianco a noi possano ricevere la benedizione che Tu hai dato a ciascuno di noi. Fa, Signore, che tornando alle nostre case possiamo essere di benedizioni alla nostra famiglia. Ci sono ancora nelle nostre case dei figli o forse mogli o forse altri parenti che non hanno realizzato la salvezza in Cristo Gesù. Vogliamo, Signore, portare a loro qualcosa in questi giorni. Vogliamo portare a loro la benedizione che Tu hai dato a noi, Signore. Vogliamo pregarti anche che Tu ci aiuti a portare alle comunità che qui rappresentiamo qualcosa da parte Tua, Signore. Fa altresì che non siamo vasi bucati, perché molte volte riceviamo tanto da Te, ma forse sperperiamo altresì tanto. Ti preghiamo, aiutaci a conservare quello che Tu hai dato a ciascuno di noi. Continua a benedire, Signore, questo convegno anche nel giorno di domani. Continua a benedire, Signore, le comunità che qui rappresentiamo. Continua a benedire l'opera Tua. Continua a benedire i Tuoi servi, le Tue serventi. Continua a benedire, Signore, le nostre famiglie. Continua a portarci avanti insieme affinché il Tuo nome, solo il Tuo nome, sia glorificato, magnificato e benedetto in eterno. Thank you.